Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. Oggi abbiamo il bastone e il bastone significa panca piana. Parliamo infatti di una cosa che ultimamente mi avete chiesto al mercoledì, il mio famoso mercoledì delle domande su Instagram, riguardante la panca piana. Nello specifico mi avete chiesto se è vero che sia necessario pensare di spezzare il bilanciere. Cosa che tra l'altro rischio realmente di fare con il bastone, se sia necessario appunto forzare con le spalle, con le braccia, il movimento di ruotare il bastone, come appunto a volerlo piegare, per coinvolgere maggiormente il dorsale. Diciamo che è un concetto buono applicato male. È importante, sicuramente importantissimo, saper coinvolgere il dorsale nella panca. Ma allo stesso tempo cercare di coinvolgerlo immaginando di piegare un bastone è relativamente una cagata. È una cagata non tanto perché sia sbagliato di per sé, a livello mentale aiuta tantissimo a capire il concetto. Il problema è che se io lo vado a fare nella panca, vado a generare tensioni veramente inutili a fare una cosa che non serve. Perché io il dorsale lo posso coinvolgere anche senza generare forza sul bastone. Devo stare infatti attento a fare cosa? A non generare, appunto, come dicevo, tensioni a livello di spalla, di gomito, di polso. Cioè non devo realmente cercare di piegarlo. Perché se io vado a cercare davvero di piegarlo, sto generando tutta una serie di forze che sono totalmente inutili ai fini della prestazione. Sicuramente riuscirò a contrarre di più il dorsale, ma vado anche a generare tensioni dove non serve, perché al braccio non è realmente utile cercare di fare questo. Vado anche a mettere il gomito, magari se esagero, in una posizione scomoda, non serve a niente puntare il gomito in basso. Vado a metterlo fuori spinta se esagero, quando in realtà il gomito deve essere naturale, deve seguire una traiettoria naturale. Come faccio quindi? Posso sicuramente imparare con questo trucchetto a contrarre il dorsale, però poi devo stare attento quando c'è un peso sul bilanciere, quando sto facendo panca, devo stare attento a farlo senza coinvolgere spalla, gomito e polso. Non devo generare forza con queste tre articolazioni, ma devo semplicemente contrarre più che posso il dorsale. Perché è importante contrarre il... Questo possiamo toglierlo. Perché è importante saper generare forza con il dorsale? Perché è importante contrarre il dorsale? Per diversi motivi. Prima cosa, setup. Il dorsale, se noi prendiamo come punto fisso l'omero, che cosa fa? Aiuta ad estendere il tratto lombosacrale. Quindi se io ho le braccia ferme e contraggo il dorsale aiuta ad arcuare la schiena. Quindi migliora il mio setup. Se io sono piatto, per quanto possa essere addotto, se contraggo il dorso, riesco a aumentare ancora un po' l'impostazione, il cosiddetto incastro, chiamiamolo. Lo miglioro ulteriormente. Secondo motivo per cui è importante avere una schiena forte e contrarre il dorsale, tanto che addirittura, se non sbaglio, Dave Tate ha coniato la famosa frase: non si può sparare una cannonata da una canoa, stando a indicare appunto l'importanza di avere una schiena solida, una schiena forte, è appunto che sulla schiena si scarica il peso durante la negativa, perché non devo scendere cercando di esercitare forza con il petto, non devo cercare di trattenere il peso con il petto, ma anzi, mentre scendo devo, cercando di contrarre il dorsale, scaricare più che posso sulla schiena, cioè mentre scendo contraggo, contraggo, contraggo e sento il dorsale. Complice anche il fatto che io cerco di stare più col petto in fuori possibile, cerco di scaricare più che posso sul dorsale, così quando spingerò, lì sì che attiverò bene il petto, ma se il petto lo brucio, tra virgolette, cercando di tenere il bilanciere, magari anche anteponendo le spalle, quindi perdendo il setup, mi brucio tantissimo. Quindi questi sono i due motivi per cui è importante coinvolgere bene la schiena. Ci sono poi tanti modi per imparare a reclutare la schiena, però in effetti il trucchetto del
spezzare il bilanciere aiuta l'importante che poi non andiate a fare realmente, perché come dicevo state esercitando forza nel punto sbagliato, perché il fulcro non è il polso, cercare di fare questo, ma il fulcro è questo. Qui devo essere rilassato, è qui che devo esercitare forza, devo cercare di abbassare il più che posso la spalla, cercarla di tenere il più possibile lontano dall'orecchio. Spero che questo discorsetto sulla panca possa esservi utile, e se avete delle domande, delle curiosità, lasciate pure un commento.